Allora, stasera vedremo un altro video di immagini, di statuette antiche del periodo Hittita, perché ho visto che comunque il video che avevo fatto sulla dea italica preromana vi era piaciuto abbastanza, avevamo visto anche Tanit. E così in biblioteca mi è capitato di trovare due volumi sugli Hittiti, che sono comunque un popolo antico che in realtà non è che sia famosissimo, perché comunque nemmeno qui in Italia vanno molto poco, comunque li si cita molto poco, poi solitamente comunque li si cita solo da un punto di vista biblico e in realtà le fonti bibliche sono, cioè ovviamente sono di parte, non sono completamente affidabili. Chiedo scusa perché purtroppo sono raffreddata, quindi si sente dalla voce che sono appunto raffreddata, quindi chiedo proprio scusa per la mia tonalità di voce bassa. Allora, più che leggervi comunque tutti i particolari storici, le date, diciamo tutti i particolari del regno, delle dinastie, direi che è meglio appunto solo farvi vedere le immagini, perché comunque almeno cioè suddividerle in una serie di video. Perché comunque i particolari storici li trovate già comunque su siti come Wikipedia o comunque altri siti di archeologia, quindi in realtà adesso non vi leggerò tutto il discorso delle datazioni, diciamo, di tutte le vicende militaresche che questo popolo ha lasciato nelle cronache. Anche perché appunto, ripeto, li trovate già comunque su tanti altri siti. Lo scopo di questo video invece è farvi vedere le statuette femminili, che magari in realtà sugli altri siti vedete già meno, perché in realtà vengono presentate principalmente cose magari relative a questo discorso di esercito, e quindi io preferisco fare qualcosina di un pochino più alternativo. Allora, da un punto di vista di zona di diffusione, questo popolo si diffonde praticamente nella zona dell'Anatolia, cioè praticamente nella zona tra la Turchia, più o meno anche fino alla Siria, ecco, arrivano più o meno fin lì, più o meno. E vengono poi soggiogati da altri popoli, ad esempio per dire dai popoli del mare o comunque anche dai Cimmeri, Sciti e Assiri, sono un po' tutte popolazioni che invaderanno poi quelle zone lì e porteranno la società ittita a essere inglobata poi appunto in altre società. A noi comunque ci interessa vedere le prime raffigurazioni artistiche di questo popolo, quindi siamo comunque nel periodo chiamato, vi dico anche proprio il riferimento storico. Tra l'altro tenete presente che questo libro comunque è degli anni 70, è abbastanza datato. Anche per tradurre la scrittura ittita, non so effettivamente se l'abbiano tradotta integralmente, perché comunque anche sull'altro libro, che è parecchio datato anche quello, c'era scritto che gli studiosi avevano trovato veramente delle serie difficoltà, perché comunque è una scrittura veramente difficile. E attualmente non so se sia stata tradotta tutta, comunque quando sono stati scritti questi libri non era stata scritta, cioè c'erano ancora comunque delle difficoltà. Attualmente può anche essere che gli studiosi abbiano comunque tradotto tutto, non saprei effettivamente. Ad ogni modo, parlandovi dei pre-Hittiti e proto-Hittiti, quindi ci troviamo comunque dalle origini fino praticamente al XIX secolo a.C. I reperti archeologici che ci interessano particolarmente sono queste statuette. Ad esempio, nella zona di Oroz e Tepe sono state trovate delle statuette di donne, o meglio dei, che allattano i figli, vedete? E hanno un po' questo particolare delle grandi orecchie e spesso anche degli orecchini, perché vedete che hanno le orecchie forate e portano praticamente spesso anche degli orecchini. Lascerebbero appunto intendere a un culto comunque della fertilità. Come vedete sono appunto statuette femminili. Questa ad esempio è risalente al 2000 a.C. Altrimenti abbiamo quella molto famosa
della dea introno, la dea partoriente, perché in realtà qui si vede poco, però comunque qui c'è proprio la testolina del bambino che sta nascendo. Ed è una raffigurazione scultorea che poi in realtà noi troveremo anche parlando di Atargatis in Siria e di Durga in India, o comunque anche di Lalita per dire, e di Cibele, ovvero questa rappresentazione della dea seduta in trono a lato i due animali. Questi sono o due leoni o due pantere, sono comunque due felini che appunto stanno ai lati del trono. E questa forma di rappresentazione è stata poi comunque presente anche in altre civiltà, tanto che noi oggigiorno la troviamo anche comunque nell'induismo. Se nell'induismo andate a vedere ad esempio le immagini di Durga o di Lalita, le trovate in trono con i due leoni ai lati, o anche Bhavani per dire, sono tutte immagini di devi che sono appunto sedute in trono con queste due teste di leoni ai lati. Vi faccio magari vedere qualche vaso. La cosa interessante è che spesso sono decorate con le svastiche. La svastica ovviamente era un simbolo antichissimo, che rappresentava questo discorso di rinnovamento, anzi spesso era addirittura associato alla figurina femminile, quindi purtroppo la svastica è un simbolo che è stato rovinato irrimediabilmente dal nazismo, però in realtà gli inizi lo troviamo già comunque nella società ittita, anzi pre-ittita. Un'altra caratteristica di questo periodo della storia degli ittiti è che loro rappresentavano soprattutto questi cervidi, ovvero questi animali con le corna. Che appunto ricordano, come vedete qui, il cervo. La cosa interessante è che nell'induismo noi troviamo il cervo associato a Jaideep Vaghela, che è una forma di Meldima, poi sotto ve la metto, e appunto si accompagna al cervo, quindi anche questo è un particolare interessante. Abbiamo poi le immagini del toro, come vedete qui, e anche il toro è un animale che in realtà si accompagna alle dee, perché ad esempio nell'induismo potremmo citare Pitalmata per dire. O Viot per dire, sono tutte dei che si accompagnano appunto al toro, che solitamente viene rappresentato o nero o bianco. Abbiamo poi sempre queste altre immagini di cervidi con queste corna molto, come vedete, molto sviluppate, o altrimenti questi stendardi che molto spesso vengono anche rappresentati con le svastiche all'interno, con questo motivo geometrico svastiche, o comunque cruciforme. Altre statuette femminili. Tra l'altro, la cosa interessante è che queste statuette femminili qui ci troviamo nel 2200 a.C., in realtà praticamente portano degli stivali, degli stivaletti. Anche se io ho pensato che forse più che stivali, magari sono immagini di rappresentazioni di gambe con zoccoli. Mi fa venire in mente anche, avete un po' presente le gambe, le zampe con gli zoccoli, ad esempio della capra per dire. Ho pensato che potrebbe anche essere, forse più che stivaletti, sono proprio degli zoccoli. Come vedete qui, fanno sempre questo gesto di toccarsi il seno. Similmente poi a quelle che avevamo visto, le dee persiane o comunque cicladiche. È praticamente la struttura, diciamo, la forma di rappresentazione è praticamente simile. C'è sempre questo gesto del toccarsi il seno, vedete? O altrimenti, come vedete qui, sempre seduta in trono. Anche questa, ad esempio, porta gli orecchini. Vedete che alle orecchie forate porta gli orecchini. Ad ogni modo, io poi queste cose le faccio uscire anche per PDF, quindi comunque poi le trovate caricate. Queste sono sempre altre statuette femminili bellissime, che tra l'altro io non le ho neanche mai viste caricate su web. Ve le faccio vedere. Allora, come vedete, sono sempre statuine femminili. Tra l'altro, poi qui il triangolo pubico è sempre segnato, è sempre contrassegnato.
e sotto poi vi metto il video che avevo fatto relativo al triangolo pubico. Avevamo visto che il simbolo del triangolo, che poi i cattolici rubano per rappresentare la loro trinità, in realtà è scoppiazzato da qua, perché il triangolo noi lo troviamo associato con la punta rivolta verso il basso proprio alle statuette femminili. Non lo troviamo col vertice rivolto verso l'alto agli inizi. Come vedete, anche se forse adesso qui non si vede benissimo, comunque sia, tutte queste statuine femminili sono rappresentate con questo triangolo verso il basso, che appunto evidenzia le parti intime. Sembra quasi che indossino il tanga, per dirvi, talmente l'hanno fatto talmente tanto segnato. Come vedete qui, anche qui il gesto è sempre, c'è sempre una grande evidenza, ad esempio questa tiene le mani sul ventre. Come vedete, cioè, sono gesti chiari, sono sempre gli stessi gesti, perché in realtà questi tipi di gesti qui li troviamo anche nelle statuette cicladiche e in quelle persiane. Allora, appunto, com'è possibile che tre civiltà, peraltro anche diverse le une dalle altre, facevano tutte per un periodo lo stesso tipo di statuetta? Tra l'altro, altro particolare interessante, notate che sono calve. In realtà ci sono state altre popolazioni, potrei citare gli Inuit. Questa ad esempio porta un'anfora. Ci sono state altre popolazioni come gli Inuit, piuttosto anche gli africani, che appunto rappresentavano le statuette femminili calve. Per dire gli Inuit, questa qui ad esempio ricorda moltissimo l'arte Inuit, per dire. Sotto poi vi metto anche l'altro video. Gli Inuit, per dire volgarmente chiamati eschimesi, stanno da tutt'altra parte del mondo, però pure loro sono andati avanti per millenni a fare questo genere di statuette. Allora, come si spiega che queste statuette qui calve, che sono state fatte dagli Hittiti, che praticamente si trovavano nell'attuale Turchia, sono praticamente statuette che ricordano le statuette Inuit, che se ne stanno da tutt'altra parte del mondo? Sono appunto quelle cose curiose che le persone che appunto studiano queste cose si chiedono. Questa è un'altra statuetta femminile. Questa è parecchio imponente, è alta, è una delle più grandi che gli Hittiti hanno fatto ed è alta circa 20 centimetri. Anche questa ha le orecchie particolarmente accentuate. Può essere forse che loro conferissero un particolare simbolismo alle orecchie piuttosto sviluppate, mentre invece molto probabilmente, come vedete qui, l'orbita dell'occhio è parecchio scavata, perché probabilmente ci mettevano dentro anche le pietre preziose, tipo ci incastonavano dentro qualcosa. Anche questa tiene un bambino al petto. Avete un po' presente le immagini cattoliche di Maria col bambino al petto? Ecco, ovviamente sono scoppiazzate da qui, cioè lo facevano già gli Hittiti, voglio dire. Niente, allora direi di concludere brevemente, vi faccio vedere le ultime cose, poi ovviamente nel corso delle serate vedremo anche le altre immagini, perché qui ci sono ovviamente altre statuette femminili che vi farò vedere. Però aspetto prima di editarle in PDF, così almeno poi faccio un lavoro ordinato. Vi faccio vedere giusto le ultime cose che ci interessano. Questa è un'altra immagine bellissima. Qui siamo sempre, allora siamo nella zona di Kultepe Kanis. È una statuetta di dea in trono, di dea seduta, ecco, che sostiene i seni con le mani. È praticamente datata a 1800 a.C. E anche qui, come vedete, il gesto è sempre quello. Anche questa è una statuetta simile a quelle che avevamo visto di arte cicladica o di arte persiana, perché il gesto è sempre quello di reggersi il seno. O ad esempio, anche questa ricorda molto anche ad esempio le statuine trovate ad Harappa, quindi comunque nella zona tra India e Pakistan. Avevamo appunto visto che in realtà loro rappresentavano le statuette con questi grandi copricapi anche circolari o comunque molto, molto elaborati. Questa, come vedete, porta una specie di copricapo. E anche qui il triangolo pubico è particolarmente segnato. Questa addirittura l'hanno segnato con un altro colore, come vedete.
Poi sotto vi metto anche il video che avevo fatto dedicato proprio a questo discorso del triangolo cubico, perché è giusto che le persone sappiano che il simbolismo della Trinità preso, inventato dai cattolici, in realtà è scopiazzato da queste cose qui. Loro l'hanno semplicemente preso e l'hanno rivoltato col vertice verso l'alto e l'hanno praticamente patriarcalizzato quel simbolo lì, cioè hanno detto che quello era il simbolo della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. In realtà però è preso da qui. È preso dalle statuette femminili, dove appunto lo rappresentavano col vertice verso il basso, proprio perché serviva ad evidenziare la Yoni, cioè diciamo gli organi genitali. Niente, vi faccio vedere le ultime due cose. Allora, questa statuetta di Sfinge e poi una statuetta che dicono che sia maschile. Ecco, probabilmente una delle prime statuette maschile che loro hanno fatto, che è datata VIII secolo. Queste penso che siano comunque tra le prime statuette maschili. Qua su questa non si è sicuri. Si presume che sia maschile, anche se secondo me è più femminile che non maschile, perché comunque ci sono le due spirali che evidenziano il seno. Mentre questa dicono che è maschile, anche questa, probabilmente questa è maschile e rappresenta probabilmente un fanciullo inginocchiato. Anche perché qui non porta la barba. In realtà, nelle rappresentazioni che vedremo successivamente, gli Hittiti rappresenteranno le loro divinità o comunque personaggi. In genere metteranno comunque dei segni maschili, vediamo se ne trovo qualcuno. Tipo ad esempio, eccola qua per dire. Cioè nell'arte successiva, quando dovranno rappresentare dei personaggi maschili, faranno questo discorso di soprattutto di barba, comunque di atteggiamento molto militaresco. Quelle statuette lì invece, secondo me, e anche qui secondo comunque la dicitura, non sono ancora totalmente maschili, perché questa qui ad esempio non sembra tanto maschile, sembra piuttosto un'altra figurina femminile dove chi l'ha scolpita ha voluto evidenziare con le spirali il seno. Vedete? Non si è sicuri che sia maschile questa. Effettivamente non sembra molto maschile. Questo invece, se è maschile, rappresenta comunque probabilmente un bambino o comunque un adolescente prepubere, perché comunque, ripeto, nelle rappresentazioni successive i caratteri maschili saranno comunque più accentuati, quindi qui probabilmente loro ancora non realizzavano delle sculture con la barba. Vedete qui, avevano ancora caratteri un pochino più sul femminile, anche comunque volendo tenere presente che questa rappresenti un personaggio maschile, comunque sia, lo hanno rappresentato con questi capelli che formano la doppia spirale. E vi avevo fatto vedere che, tra l'altro, sul petto, vedete qui nel punto del livello del seno, e vi avevo fatto vedere che la doppia spirale era un attributo di Astarte, quindi può essere che in questo periodo loro ancora non facessero statuette maschili. Niente, allora direi di avervi fatto vedere quanto ci tenevo a farvi vedere di questa prima parte dell'impero della cultura ittita. Nelle serate successive, man mano che vado avanti a scrivere le didascalie delle immagini, vi faccio vedere anche le altre rappresentazioni, così almeno penso che in 2 o 3 video comunque vediamo anche tutto il libro. Comunque vi faccio vedere quelle femminili. Per quanto riguarda quelle maschili, ve le faccio vedere così, magari giusto per curiosità, però non stiamo qui comunque a commentarle a lungo. Le metterò comunque nel PDF, così comunque se qualcuno fosse interessato. Anche perché poi gli Hittiti in realtà sono noti per questo discorso di divinità maschile, soprattutto Teshub, per dire. Mentre che è un dio comunque della tempesta, peraltro poi in realtà scopiazzato dagli ebrei per quanto riguarda il loro Yahweh, perché Yahweh in effetti prende su di sé certe caratteristiche di Teshub, Teshub Adad, che era un po' questo dio della folgore.
Invece per quanto riguarda l'idea, la più famosa è Arinna, che probabilmente comunque era una di, anzi ve la faccio vedere adesso, se la trovo ve la faccio vedere subito. Anzi sì, eccola qua, anche se comunque ve la farò vedere anche successivamente. Arinna è appunto la loro dea più famosa, molto probabilmente era una dea del sole. E come vedete qui è seduta in trono col bambino. E porta questo copricapo circolare che appunto ricorda una grande aura, un'aureola. Come vedete qui anche lei portava questa specie di orecchini, diciamo molto, molto grandi, che probabilmente deformavano il lobo, similmente poi a quelli che ad esempio portavano certi africani, degli orecchini particolari circolari che praticamente si inserivano dentro nel lobo. E questa è praticamente, diciamo, la statuetta più famosa della cultura ittita, che peraltro in realtà, come vedete, servirà da modello per le rappresentazioni dell'arte cristiana. Come vedete, i primi a rappresentare la dea in trono col bambino sono stati gli ittiti. Niente, allora direi di concluderlo qui questa sera, abbiamo già visto comunque dei particolari interessanti. Appunto mi interessava porre l'attenzione, come vedete, sulle statuette femminili, che magari comunque sui siti anche dedicati agli ittiti magari vengono messe così in un angolino, mentre invece stasera ho voluto dargli più spazio, perché poi solitamente, ripeto, questo gruppo viene comunque, cioè questo genere di popolo, di cultura viene comunque sempre rappresentata, fatta conoscere da un punto di vista di guerre che loro hanno fatto, però vabbè, questo è un argomento che a me francamente non interessa, quindi non sto neanche qua a leggervi tutte le loro cose relative alle guerre, alle armi, ai re. Mi interessava appunto farvi vedere un aspetto della loro cultura che in realtà ricorda anche altre culture. Vi ho citato appunto le statuette Inuit o comunque quelle cicladiche o persiane, poi sotto vi metto tutti i link, così comunque andate a vederli e vedrete che ci sono queste similitudini, queste somiglianze che fanno molto pensare. Fanno molto pensare da un punto di vista di ipotesi. Poi certo, ripeto, perché appunto magari forse non è chiaro, io non sto dicendo di avere la verità in tasca, dico solo che secondo me è interessante chiedersi perché ad un certo punto della storia dell'umanità ci sono delle somiglianze da un punto di vista scultoreo artistico che collegano tutte le varie popolazioni. Secondo me è un elemento interessante. E che lascia appunto intendere questo discorso, ripeto, di divinità femminile, probabilmente intesa sempre con gli stessi attributi, quindi comunque questo discorso di fertilità e di prosperità, che poi è un po' l'attributo che troviamo sempre associato al femminile nelle culture politeiste, nel discorso della dea, ecco, comunque delle dee, di questa grande madre che assomma in sé un po' tutte queste caratteristiche della prosperità, della fertilità, soprattutto poi magari anche nelle società più antiche, anche questo discorso di grande dea della morte, come ad esempio, tra l'altro, un particolare che è rimasto tantissimo nell'induismo, dove nell'induismo la grande dea condensa in sé tutte le caratteristiche. Troviamo addirittura le dee scheletro, per dire, le dee della distruzione, la dea vedova, per dire, Dumavati, quindi per dire, insieme anche a un discorso ad esempio di vergine guerriera, quindi Durga, o di dea della fertilità, della prosperità, della bellezza, come appunto potrebbe essere Lakshmi. In realtà sono tutti aspetti equivalenti dello stesso concetto di dea. Allora, direi di concludere il video, ringrazio le persone che l'hanno visto e spero che l'abbiate potuto trovare interessante.